E infatti il problema di questo di questa PS2 è la tessera laser che non funziona. E infatti ora è andato. Infatti a volte va, a volte no. Allora, e cosa dobbiamo controllare? Dobbiamo controllare i due switch, perché molto probabilmente non è un problema di sistema laser, ma è un problema di switch. Quindi vedete, i due switch sono due interruttori che si trovano uno dietro, quasi dietro alla console, e uno avanti vicino all'interruttore. Quindi l'apriamo e vediamo i difetti che fanno. Ok, procediamo all'apertura. Ok, abbiamo tolto le viti, come al solito lo apriamo. Eccolo qua. Allora, il problema quale potrebbe essere? I due interruttori, i due switch sono 1 e 2, che non fanno non fanno bene il contatto. Quindi ricolleghiamo la nostra PlayStation al televisore, la accendiamo e vediamo un po' com'è la situazione. Ok, teniamo i due switch accesi, premuti, e infatti, come pensavo, vedete, a volte vanno, a volte non vanno. Vediamo un po' se ora va. No, è questo qui. Al 100% è questo qui, in quanto la L l'abbiamo sostituita, però fa lo stesso difetto. Quindi per fare le saldature al nostro interruttorino qui sotto, il nostro switch, dobbiamo togliere la meccanica della tessera laser. Per togliere la meccanica della tessera laser è facilissimo, come al solito ci sono le 4 viti e i 3 flat da togliere. Così. Togliamo pure questo. Mi dovrebbe arrivare un set di pinze di alta precisione, di buona qualità, nei prossimi giorni. Speriamo che dalla Cina non si sono persi, perché li sto aspettando con ansia. Che queste qua che ho io purtroppo non sono buone ed è inutile usarle. Ok, abbiamo tolto la meccanica, mettiamo da parte in quanto la tessera laser è buona. Ok, dobbiamo arrivare qui dentro. È un po' complesso arrivarci, perché dovremmo togliere anche questa parte qua di metallo. Per togliere la parte di metallo dovremmo togliere completamente tutto. Comunque ora proviamo facendo solo questi due punti di saldatura, e dopo vediamo se effettivamente abbiamo risolto il problema facendo solo questi due punti di saldatura qua, o vediamo se riusciamo ad arrivare anche all'altra parte. Quindi procediamo subito con la saldatura. Ok ragazzi, procediamo. Ok, abbiamo fatto questi due punti di saldatura. Togliamo questa parte che abbiamo saldato la plastica. Ok, per evitare ritorni, che cosa facciamo? Togliamo anche la parte in metallo e saldiamo anche le due parti dell'altro, cioè l'altro lato dello switch. Per togliere questa parte in metallo è semplicissimo: basta togliere questa vite qua, questa. E poi possiamo rovesciarle, ci sono altre 3 o 4 viti. Quindi cominciamo subito a togliere questa.
E ci troviamo in questa situazione qua, che come possiamo vedere, chi ha fatto la modifica non ha messo più le viti, cioè ne ha messo una sola. Qui e basta, non ne ha messo più, vabbè. Comunque, sicuramente è una PlayStation vecchia, in quanto ormai il CD e la PS2, eccolo qua, il cancro di tutti noi. E bene ragazzi, ora rovesciamo la parte in metallo, così. Ovviamente ragazzi, mi sono dimenticato di dirvi che questa qua è lo spinotto delle ventole, che è un po' più difficile da togliere, quindi onde evitare di romperlo, lasciatelo. Basta togliere soltanto lo spinotto della batteria a bottone che c'è. Ok, siamo arrivati finalmente al nostro interruttorino. Ok ragazzi, procediamo subito alla saldatura anche da quest'altra parte. Assicuriamoci che le saldature hanno preso bene. Ok, ora riprendiamo la parte in metallo e copriamo di nuovo il nostro la nostra scheda. Perfetto, questa parte qua. Ok, così, perfetto. Ok ragazzi, ora possiamo rimontare tutto. Innanzitutto mettiamo di nuovo la parte in metallo sotto. E giriamo. Ok, sistemiamo di nuovo il flat della testina laser. Dovrebbe essere andato. No, sì, è andato. Ok, risistemiamo la nostra meccanica. Ovviamente mettiamo lo spinotto della batteria, così mettiamo la nostra meccanica. Innanzitutto dobbiamo sistemare la parte che è la più delicata di tutte, che è questa qua, che è il flat, come volete chiamarlo, del laser. Allora, fatto questo, possiamo riprendere la parte di sotto della nostra PS2. Sistemiamola. Ok, lasciamoci questa L qua, tanto è la stessa cosa, perché abbiamo capito che il problema non è la L, però questo qua funziona pure, quindi nessun problema. Ricolleghiamo la nostra PS2 dopo aver fatto le saldature. Premiamo. Ok, sembra che va. Allora proviamo un po' il disco. Ok, ora questa volta sembra che va. Quindi praticamente ragazzi, a volte non è sempre la testina laser che vi crea il problema della lettura, e potrebbe essere anche un problema di switch, quindi praticamente questi due interruttorini che sto tenendo ora con le due dita, che hanno dei problemi di saldatura e altro. E eventualmente ragazzi, se si presenta di nuovo questo problema, voi cosa fate? Potete tranquillamente o eliminarlo, cioè fare un contatto unico, cioè che rimane sempre premuto, che sarebbe la cosa più scontata da fare, oppure se vogliamo fare la riparazione professionale,
lo sostituiamo. Per sostituirlo è facilissimo, basta risaldare questo e installare quell'altro. Ovviamente deve essere calibrato bene in quanto poi deve essere sistemato bene sulla plastica. Per il resto però non è difficile da fare. Quindi ragazzi, come al solito io vi saluto, ci vediamo al prossimo video e lasciate un bel mi piace, un bel commento se volete fare altri video sulla PS2. Vi anticipo che settimana prossima, sperando, comincerà la saga della PSP, quindi riparazioni sulla PSP, flat, joystick, eccetera, eccetera. Quindi un bel mi piace se il video vi è piaciuto, come al solito, mi raccomando la pagina Facebook e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!